tra paillette con un pizzico di provocazione e stravaganza parte Pit Immagine Uomo 2011, ma la moda non dimentica le coordinate del Made in Italy e punta tutto su innovazione e tradizione. Immagine, ovvero l'uomo del nuovo millennio diviso tra classico e paillette, un uomo comunque sempre alla ricerca, ma quali sono le rotte della moda 2011? Ma secondo me sono molto belle, molto interessanti, perché sono forme vicino al corpo, combinazioni di colori soft, almeno per noi, con dei colori, dei pastelli colorati con un po' di grigio dentro, quindi abbastanza bassi. E poi mi sembra che sia importantissimo il taglio, il fit dei capi, questo sicuro. Tradizione ma anche novità, ad esempio le giacche reversibili. Le giacche reversibili è una cosa, diciamo, che sta nella norma, ma il trucco del nostro reversibile è che abbiamo dei tessuti molto leggeri, dei tessuti molto adatti per questo ambiente, queste circostanze che sono sempre in cambiamento perché è caldo, è freddo, quindi il tempo rispetto agli anni passati è più variabile, quindi anche i nostri capi sono adattati alle temperature di adesso. Giacche zero gravità per un uomo del nuovo millennio, però che non rinuncia alla tradizione. Direi proprio di sì, anzi, fa della tradizione il futuro, che è il nostro motto aziendale, che il futuro ha radici antiche, quindi nelle nostre tradizioni di grande manifattura, di 40 anni di manifattura, vogliamo vestire un uomo degli anni a venire, un uomo moderno che vuole qualità, comfort e soprattutto che è molto attento alla socialità del Made in Italy. La Zero Gravity è un prodotto assolutamente fantastico, fatto di tessuto, mani e filo. Questo prodotto, che ha una giacca e un pantalone che pesa 330 grammi. La giacca sta nella tasca del pantalone e ci pare un prodotto molto moderno per il futuro. Pit Immagine Uomo non dimentica di festeggiare i 150 anni dell'Unità d'Italia. Quindi è possibile sposare tradizione e stile fashion? Sì, assolutamente. Noi abbiamo avuto la fortuna di ottenere il marchio in licenza dell'esercito e quest'anno è dall'inizio dell'anno che stiamo festeggiandolo con varie manifestazioni. Anche per questa edizione del Pitti abbiamo avuto, diciamo, l'opportunità di poter esporre e anche l'onore di esporre queste divise e di fare un paragone tra le divise storiche e la collezione di fashion che sono molto attuali e molto di tendenza. Cosa ne pensate di questa edizione di Pitti Immagine Uomo 2011? È sempre bella. Rispetto alle scorse edizioni? Ma io credo che non è sempre un evento che internazionale. Stavamo discutendo sul fatto che la gente più bella viene al Pitti. Molto ben organizzata, devo dire. La gente è molto molto bella, educata, precisa. Devo dire che hanno fatto un gran buon lavoro. Mi piace molto. Poi Firenze è già di per sé una fantastica cartolina. Mettendola in paragone, mi è piaciuta più l'edizione passata, quella del 2010. Certo è che comunque è sempre un evento importante, quindi è sempre bello partecipare. Mi piace tanto, è bellissimo. Tutto quanto, i colori, le nuove collezioni. È migliorato tantissimo. Parte bene la Kermesse fiorentina, con una buona risposta da parte del pubblico e una grande affluenza di visitatori. Ed è solo il primo giorno.